Adesso do la parola a Fausto che è Ecco, Fausto, collegato siamo qui. con noi Buongiorno, telefonicamente. vai. Bravissimo intervento di vicinanza tra suo e solidarietà e di un saluto e un augurio a voi. Penso che la politica ha incontrato, incontra un problema che è classico e che però era stato negli ultimi anni molto oscurato. Questo problema si chiama capitalismo. A voler essere un po' più precisi, possiamo parlare dell'ultimo capitalismo, quello in cui siamo immersi. Questo capitalismo si rivela nemico non solo della classe operaia, ma dell'umano. E questo è in qualche misura un tratto nuovo dell'alienazione capitalistica e del rischio che comporta per l'intera umanità. Liberatosi dal suo avversario storico, il movimento operaio, nei confronti dei quali realizza una terribile vittoria, il capitalismo produce crisi. Nella sua fase ascendente, invece che affermare la sua vittoria, precipita nella crisi, in una serie sistemica di crisi, nella quale prendono corpo due cavalieri neri, la guerra e la diseguaglianza. Questa emersione dei due cavalieri neri determina una linea di rottura nel mondo. Anche geopolitico, da una parte l'Occidente capitalistico e dall'altra parte il sud del mondo, ma sostanzialmente, se si può dire così, tutto il grande resto del mondo. Questa contesa che si combina con quella di classe che continua ad alimentare il mondo, rischia la catastrofe. E la guerra è la manifestazione più evidente di questo rischio. Per questo penso che, proprio in maniera elementare, le forze critiche del capitalismo, le forze di opposizione, i governi che interpretano le esigenze, è quella proprio di ricominciare dalla pace, dalla grande contesa tra pace e guerra. E ricominciare dalla pace per inanellare su quella tutti i problemi della vita quotidiana, della lotta contro l'alienazione, lo sfruttamento, contro la crisi della democrazia, che è una crisi di spoliazione, di sovranità e di capacità di partecipazione dei popoli. Naturalmente è ben evidente la nostra inadeguatezza rispetto a questo compito storico. È un'inadeguatezza che è figlia anche della sconfitta del Novecento, e dei nostri anche, dei nostri errori. Ma credo che oggi possiamo, insieme ai limiti delle forze del cambiamento, che sono rilevanti, guardare con interesse e anche con speranza ai segni che possono testimoniare una possibilità di ripresa della contesa e del conflitto da parte delle forze critiche. E il femminismo ci sta insegnando a guardare i fenomeni del conflitto sociale, del conflitto in generale, attraverso questa intersezionalità, termine un po' difficile, ma che tende a mettere in luce l'esigenza di connessioni, cioè di non perseguire il primato di una delle possibili contese, quella sociale, quella ideologico-culturale, quella ecologica, quella di genere, ma invece cercare le connessioni e individuare e coltivare i segni di una ripresa di movimento. La possiamo vedere nei giovani. La tragedia in Palestina, prima l'atto terroristico, poi l'inaudita vendetta del governo di Israele, che ha prodotto e produce una devastazione di umanità sconvolgente, vede però risvegliare tanti giovani
il bisogno di un protagonismo che esce dai canoni del mainstream dei governi occidentali e si produce su un terreno precisamente che parla della giustizia, che parla della libertà dei popoli. Un segno interessante, come è stato un segno interessante di questi tempi in cui si parla troppo di Occidente, dei movimenti negli Stati Uniti d'America, che non è solo segnata dalla contesa elettorale tra Biden e Trump, ma dai movimenti, prima i Live Matter, poi Meto e poi il conflitto operaio che è insorto proprio laddove la sociologia contemporanea pretendeva che non potesse più esistere, cioè nelle grandi cattedrali del lavoro operaio. Ecco, questi segni e tanti altri che si potrebbero aggiungere chiedono un lavoro politico, chiedono un lavoro politico. L'ho fatto anche con molta modestia, ma guardando a quello che ti sta dicendo, che prova anche lui a fare delle cose in ogni paese e in tutti i paesi europei, persino le elezioni europee che si presentano per le forze critiche su un terreno difficile possono essere l'occasione per rieditare il vecchio Buscar e Levante por el Ponente, cioè utilizzare una campagna elettorale per poter, invece che litigare anche a sinistra, lavorare sulla crescita dei movimenti, facendo della pace la linea guida della costruzione di una nuova ripresa del conflitto e della contesa. Grazie, buon lavoro. Grazie Fausto. È stato vero. Non so se senti gli applausi, ma i compagni ti esprimono affetto e ringraziamento. Bertinotti collabora spesso con Transform e quindi troverete anche sul sito diverse conversazioni che abbiamo avuto con lui. Grazie ancora Fausto. Grazie, Ciao. Paolo.